e uno moderno. E quando inizierà questo? Inizieremo adesso con un lavoro di Plauto, sì, e un'Ilaria, quindi poi vedremo un lavoro di Pirandello, è un lavoro sacro, non so se del Nostro Signore, la storia o di San Francesco, fatta veramente bene, tutto bene. Vabbè, adesso così è. Adesso, anche stamattina, girando, facendo il giro, ho visto delle persone che passavano con i cani. Sono donne, c'è una donna meravigliosa che abita qui vicino alla rocca, all'ingresso, no? E vicino al monumento dei caduti, che sta portando col cane e ha fatto le solite cose il cagnolino. Ah. No, non a livello liquido, mi avete capito. Lei ha preso il sacchettino con i guanti, ha tirato su e ha buttato in un cestino. Fantastico. Ecco, a me mi ha entusiasmato quella signora, una signora elegante, sempre sorridente, ci salutiamo, è adorabile. Altri invece che passano, addirittura danno i calci al cane che ha fatto quelle cose di cui ho parlato. Ecco, allora ecco. Vedete? Quando uno vede queste cose, vede quello che si comporta bene e quell'altro che fa delle cose mostruose, allora io dico, vale la pena isolarsi e godersi la natura meravigliosa. Ecco, io ho fatto questo, insomma. Io pronto a fare spettacoli di beneficenza, volontariato, insegno, lo ripeto per la centesima volta, chitarra gratuitamente a 4-5 ragazzi. Io amo l'arte e lo faccio per amore dell'arte, non voglio i soldi. A me il Signore mi deve giudicare quando non ci sarò più. Ecco. Bene, adesso Pinotto. Riparlando di Spoleto è meravigliosa e quindi... Ecco. Ti volevamo mettere a conoscenza di un'idea che vorremmo proporre al Comune, però vorremmo sapere da te cosa ne pensi, sì, prima di proporla. L'idea è questa, per risolvere il problema del, diciamo, un po' delle multe e un po' degli escrementi dei cani. Ah, fare questo tipo di cosa. Ma quello dei cani l'ho detto. No, dare l'opportunità a chi riceve le multe di farsene togliere, sì, ogni qualvolta fotografa una persona che non raccoglie gli escrementi del suo cane. Cioè ogni delazione, bonaria ovviamente, porterà quella persona ad avere, diciamo, l'abbuono di una multa. E questo al Comune economicamente converrà, perché chiaramente la persona che invece non ha raccolto l'escremento avrà una multa di 1.500 euro. Che ne dici di questa idea? Niente, a un certo momento se c'è il cartello con la scritta portare i guanti, il sacchettino e via discorrendo, bisogna farlo. Allora io, che non sono un vigile, no? Passeggio. Vedo il cane che fa queste cose e il padrone se ne va e ride, io devo avere e dire, il signore, allora sai cosa faccio? Io adesso vado dai vigili, no? E le parlo di quello che è accaduto adesso. E poi se mi dicono, lo conosce il proprietario, il padrone del cane? Io dico sì, allora, che ne dici? Se quello mi dice, oh, come... Insomma, ci vogliono volontari per queste cose. Muniti di fotografi, di telefonino che fa le foto, ecco, no? I vigili, secondo me, devono fare il loro servizio anche di notte. Perché è inutile avere la rivoltella se poi ci vanno in giro quando passa la gente, tutti quanti, loro arrivano e fanno tutti graziosi e belli, no? Belli e belle, sono tutte belle, vigili. No, io dico anche di notte devono fare il loro lavoro, di notte che succedono, che rompono le macchine, che scocciano, le fanno di tutti i colori. Va bene? Io sono il primo che mi danno una rivoltella.